Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Appoggeremo questa importante riforma solamente se all'interno ci sarà la costituzione del Senato federale, quindi chiediamo la devolution, chiediamo che venga attuato il federalismo. Caro Ministro, la sua relazione, il lavoro dei saggi e tutto il resto ci insegnano solo una cosa: come non fare le riforme costituzionali e come cancellare quel po' di federalismo oggi presente in Costituzione. Tranne il fatto che non avete messo il ritorno alla monarchia, il ritorno al centralismo c'è tutto. È la prima volta che qualcuno addirittura discute le regioni a statuto speciale. Avevo creduto alle parole del presidente Letta e alle sue quando decise di istituire un comitato parlamentare per le riforme costituzionali. Pensavo fosse lo strumento giusto per fare le riforme bene e in tempi certi. Invece i mesi passano e, se va bene, il comitato inizierà a lavorare non prima del gennaio del prossimo anno. La gente non accetta più i giochi di palazzo orchestrati ad arte per rallentare le riforme che sono ormai ineludibili. A cominciare dai tagli dei costi della politica, la riduzione del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo perfetto, un vero federalismo fiscale ed amministrativo. Cose che sarebbero già state fatte se le contrapposizioni ideologiche, appunto orchestrate ad arte, non avessero bloccato la riforma costituzionale della devolution fatta nel 2005. Una riforma che prevedeva già l'istituzione del Senato federale, va detto, e dunque la fine del bicameralismo perfetto, la riduzione già del numero dei parlamentari, modifiche al procedimento di formazione delle leggi per semplificarlo, al sistema di governo, prevedendo maggiori poteri al primo ministro, ma anche interventi sull'ordinamento giurisdizionale, un federalismo fiscale per una più equa distribuzione delle risorse pubbliche tra il centro e le periferie. Il monito vero, unico per questa strana, rocambolesca, viene da dire, maggioranza, deve essere la necessità di giungere in tempi rapidi ad un cambiamento radicale del sistema Stato. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.